Bella raga. Ha funzionato? Spero di sì. Eccoci, ci siamo di nuovo con un nuovo e fantastico video. Allora raga, poco tempo fa mi sono chiesto, ma all'inizio, quando non sapevo ancora disegnare praticamente niente, effettivamente sono andato a vedermi qualche tutorial, sono andato a vedere un po' di cose, però quali sono i consigli che consiglierei a tutti voi? Ovviamente io do questi consigli sulla base della mia esperienza. Non è un'esperienza enorme, è un'esperienza di 5 anni, dove ho iniziato piano piano, dove non sapevo fare nemmeno un volto, non sapevo fare niente, adesso che invece qualcosina, ogni tanto, per quanto possa essere giusto, sbagliato, altre cose, lo andiamo a realizzare. Ma direi di partire subito! Primo consiglio, ma che penso appunto che sia il più importante, eccolo qua, ovvero disegna tanto e con costanza. Può essere veramente scontato questo consiglio, però è così, raga. Se si vuole migliorare il disegno, se si vuole fare chissà che cosa, cioè, raga, per fare un qualsiasi disegno ora, io questo disegno qua di Goku un tempo lo sognavo di andarlo a realizzare e adesso ci riesco. Perché? Perché veramente nell'arco di questi 5 anni, come avete visto anche nel video degli sketchbook, sono veramente andato a disegnare tantissimo. E infatti, se non avessi fatto tutti questi sforzi, questi sacrifici, ovviamente non sarei dove sono ora. Naturalmente non sono arrivato al punto di arrivo dove so, anche perché raga, per noi disegnatori non c'è un punto di arrivo. Bisogna sempre allenarsi costantemente per andare a disegnare quello che effettivamente vogliamo disegnare, quello che vogliamo imparare, quello che... Ragazzi, dipende tutto quello che vogliamo fare. Ognuno ovviamente ha uno stile diverso, vuole imparare cose diverse, però se non si disegna e se non si disegna con costanza soprattutto, non si arriva da nessuna parte e non si avranno mai dei risultati. Consiglio numero 2: disegna cose che non sai disegnare. Ora, anche questo si collega a quello di prima. Diciamo che ovviamente i consigli piano piano si vanno a collegare, a incastrare, a incatenare l'uno all'altro, perché effettivamente non ho acceso il microfono. Quando noi andiamo a realizzare una determinata cosa, una determinata, ad esempio gli occhi, come avete visto io all'inizio disegnavo tantissimo gli occhi perché volevo imparare a disegnare gli occhi. E fino a qua ci siamo, cioè ci sta il fatto che io voglio imparare quello che mi piace disegnare di più. Però è anche vero che se noi non andiamo a disegnare le cose che non riusciamo a disegnare normalmente, come ad esempio le mani, raga, quanto sono difficili da disegnare le mani, un casino. Però se noi andiamo a disegnare quello che non sappiamo disegnare, effettivamente il nostro bagaglio culturale ovviamente non si arricchisce. E quindi quando saremo davanti a una commissione probabile difficile, saremo fregati. Eh già. Ovviamente con il tempo poi man mano andremo ad arricchire il nostro bagaglio. E una volta arricchito passeremo alla cosa successiva. Mai smettere di provare. Terzo consiglio. Ok, qua voi non vedete questi in retroscena, ma io in realtà devo andare a cancellare ogni volta tutte le cose che scrivo. Terzo consiglio, lo sketchbook è importante. Sì, raga, come avete visto nel video precedente, io ne ho davvero moltissimi e tuttora vado ancora a disegnare sullo sketchbook. Perché? Perché è il diario di tutti i nostri errori, di tutte le nostre prove, delle cose che non sappiamo disegnare. Vedete come si incastrano le diverse cose. Quindi, se voi state disegnando, siete alle prime armi, compratevi uno sketchbook. Qualunque, basta che abbia le pagine bianche, così che ci si può disegnare sopra. Così si vedono tutta la raccolta di idee. Dobbiamo disegnare un occhio sullo sketchbook. Dobbiamo disegnare un volto sullo sketchbook. Se vogliamo invece realizzare un disegno differente, come ad esempio, non lo so, volete realizzare un'illustrazione in A4, ovviamente ci sta, non è che bisogna solo disegnare sullo sketchbook. Però lo sketchbook, raga, è veramente importante e molti ancora lo sottovalutano. Quindi un mio consiglio, prima di iniziare, prendetevi uno sketchbook. È una spesa minima, anche solo 5 euro, quindi ci sta. Passiamo al prossimo consiglio. Ecco, con il quarto consiglio penso di toccare un punto dolente un po' per tutti noi artisti autodidatti che in qualche modo cerchiamo di sviare da questa piccola cosa, ovvero le basi sono da studiare, si devono studiare per forza. Perché? Perché altrimenti non ci sarà mai una vera e propria crescita. Ora, detto così, mi sembra che vi non so, mettete le mani dicendovi andate a studiare. Però effettivamente mi sono accorto che nel periodo in cui andavo a realizzare tutti i disegni per quanto riguarda l'anatomia, prospettiva e tutte queste cose qua di studio vero e proprio del disegno, mi sono accorto che ero un passo più avanti. Tant'è che al momento dovrei di nuovo riprendere su uno sketchbook. Eccolo di nuovo lo sketchbook. E raga, le basi sono davvero fondamentali. Quindi un mio consiglio, per quanto siano noiose, è noioso andare forse a fare un arto, anche i muscoli, la muscolatura per capire. Ovvio che è noioso,
però le cose noiose molte volte sono quelle che ci danno una maggiore mano nel momento in cui dobbiamo prendere a realizzare un futuro personaggio, un futuro character design, un futuro, una futura lampada, perché no? Qualsiasi cosa. Poi ovviamente ogni tanto sbagliamo, cioè non bisogna per forza solo fare le basi, cioè vogliate studiare? Vi do una soluzione, non disegnate, no! Ovviamente poi lì sta ad ognuno di noi metterci impegno, dedizione e poi piano piano si raggiunge tutto. Ma passiamo al quinto ed ultimo consiglio. Sì, sembra che abbia raggiunto la sfera. Sfera! Poké, vabbè, avete capito, raga. Chi aveva mangiato il poké? Io no, però passiamo al prossimo consiglio. Quinto consiglio: non spendete troppi soldi, soprattutto all'inizio. Perché dico questo? Perché all'inizio sembra appunto che il materiale, i colori, le matite, i tratto, in tutta questa sommità di materiali è quello che realmente va a creare il disegno. Non è affatto così, perché siamo noi ad andare a creare un disegno. È ovvio che se vogliamo andare a realizzare un disegno a colori ci serviranno una determinata tipologia di marker, oppure pastelli, acquerelli, c'è tanta roba, tanta carne al fuoco. Però all'inizio, soprattutto all'inizio, partiamo in prima matita, foglio e gomma, e successivamente, quando saremo in grado, o comunque quando saremo pronti anche, passeremo ad altri materiali come acquerelli, come quelli per la colorazione oppure per line art. È ovvio che vorremmo subito fare un mega disegno iper ultra bellissimo con colorazione e tutto, per carità, questo non lo metto in dubbio, anche io ero così, anzi soprattutto veramente quando inizi così qui fare cose impossibili, cose che giustamente ci vuole anni per imparare a fare, o comunque anche mesi, settimane. Ma fidatevi che con foglio, carta e gomma... Ma fidatevi che con una matita, un foglio e una gomma il vostro materiale all'inizio è già al completo. Ma in realtà non solo all'inizio, anche dopo. Tuttora io disegno ogni tanto solo in bianco e nero utilizzando gomma e matita. Non è che mi servono tutti questi materiali, anzi. Quindi sappiate che il disegno non viene realizzato dall'attrezzatura, ma viene realizzato da noi. Quindi se noi vogliamo poi migliorare anche nell'attrezzatura, quello avviene in secondo luogo. Anche perché molte volte, soprattutto nel disegno, si inizia ultra carichi, perché sì, è bellissimo, e poi dopo 3 mesi si smette. Molto triste, però è vero, ci sono tante persone che iniziano una determinata cosa, però poi si smette subito dopo. Ad esempio anche il discorso in digitale, poi questo qua massimo c'è un discorso a parte sulle tavolette grafiche, queste cose qua. Però non andate subito a disegnare in digitale, perché in digitale è più facile. Non è affatto così, in digitale si velocizza il processo, ma non è più facile. Anzi, io di per sé alcune volte lo trovo pure più difficile, dipende anche molto dall'abitudine. E già, vi ho un po' scammato, nel senso che in realtà ce ne sono ben 6 di consigli in questo video. Però l'ultimo è un qualcosa forse un po' di diverso, che non sta solo sulla base del disegno, ma su tutto quello che facciamo ogni giorno. Ovvero, non ti arrendere. Che cosa intendo? Ovviamente, raga, i miglioramenti, tutto quello che andiamo a realizzare disegno dopo disegno, sarà frutto di una maturazione successiva. È un po' come, esatto, è un po' come un frutto. Sarà frutto di una maturazione. Piano piano si coltiva, lui cresce, fa il frutto bello, la pianta fa il frutto e poi si raccoglie il frutto. Un'arancia, non lo so, penso che l'arancia, nel periodo un po' più invernale, primaverile, si mangiano ancora le arance, non lo so. Se voi volete disegnare, siete all'inizio o comunque siete già in un percorso piano piano evolutivo, il mio consiglio è: non vi arrendete, continuate a studiare, continuate a disegnare e continuate con costanza a fare quello che vi piace fare, altrimenti è ovvio che i risultati non si vedranno a breve termine. Non è come tutto oggi, nel mondo d'oggi c'è anche questa piccola critica che vado a fare adesso, ovvero che si cerca tutti di ottenere molto rapidamente, e questo qua può essere positivo da una parte ma molto negativo dall'altra. Cioè, noi col disegno è proprio una cosa che non puoi ottenere rapidamente, cioè ci vuole allenamento, la mano deve capire i movimenti che deve fare quando si va a disegnare, e allo stesso tempo la mente anche deve andare a fare una rappresentazione figurativa di una determinata cosa. Esempio, un paesaggio, la mente deve pensare: ok, devo fare questo, la prospettiva in questo modo, ok, dovrò andare con la mano. Poi mano, cervello e mano fanno il loro lavoro. Quindi io spero che questo video vi sia piaciuto, più che altro mi abbia anche aiutato, alcuni consigli possano essere utili anche per voi. Mi raccomando, ora comprate uno sketchbook, questo deve essere fatto. Noi ci becchiamo il prossimo video con un nuovo video, e vi ricordo, se volete attivare la campanellina, iscrivervi al canale, mettere un pollice in su, e io vi saluto. Un saluto!
Ma che spiegazione! Chissà se funzioneranno i consigli. Io spero di sì, altrimenti. Consiglio bonus ultra bonus. Andate a disegnare, smettete di guardare questo video. Ehi tu, sei triste perché è finito? Aspetta un attimo. Eccotene un altro. E quello? Già è vero, non ti ho detto di iscriverti. E allora? L'hai fatto? Io spero di sì.